Buongiorno dall'ITF Rung, quarta giornata di partite per il tabellone principale. Oggi i singolari e i doppi porteranno alle semifinali. Cosa vedi di importante oggi come partita? Naturalmente nei quarti abbiamo partite bellissime, tiratissime sicuramente. Quello che a me piace tantissimo è Matteo Donati, finora almeno ha giocato benissimo, infatti sta andando bene anche in graduatoria ATP, è 280 adesso e sta salendo alla grande, ha solo 19 anni, è un grandissimo talento e anche bello da vedere come gioca, quindi vale la pena. Poi, certamente c'è da vedere cosa fa Ghedin, il giustiziere di Prader, con Giorgini che è un gioco totalmente diverso. Prader che tira fortissimo, con Ghedin che si può appoggiare, Giorgini invece che col back magari riesce anche a tenere meglio Ghedin. Secondo me Giorgini Favorito. è favorito perché ha tutt'altro gioco di Prader. Poi il finalista dell'anno scorso, Trevisan, ancora dentro, e anche lui sempre pericoloso in questo torneo, lo sappiamo, è il quarto, il belga Reuter, che finora ha perso 4 game in 2 partite, è andato veramente fortissimo. E poi abbiamo doppi ancora da vedere, Lì c'è da recuperare un quarto ancora da ieri, no? esattamente, e poi la semifinale, poi stasera già avremo i finalisti perché domani si gioca la finale di doppio già. Ecco, sì, vediamo di chiarire un po' già il programma di domani, così. Sì, domani abbiamo tempo permettendo, perché in questi giorni non si sa mai cosa Certo. succede, abbiamo alle 13 e alle 15 le 2 semifinali di singolare, una seguirà l'altra, e poi alle 17 la finale di doppio. E poi sabato, giornata finale, avremo la grande finale singolare alle 11, e c'è da dire anche che dalle 9:30 in poi avremo un'esibizione di tennis con sedie a rotelle con Ivan Tratter, un giovane che vuole andare ai Paralympics, alle Olimpiadi, e che ormai è 140 nel mondo, nello suo sport, e vedremo anche questo tennis un po' Diverso. diverso, ma sicuramente anche interessante da vedere. Perfetto, direi che per oggi intanto abbiamo messo tutto quello che c'è sul piatto in tavola. Ringraziamo. Comincia a piovere, speriamo che si fermi. Christian Pfeiffer, organizzatore del torneo. A più tardi.